l'ospite di cui abbiamo parlato, non l'abbiamo presentato, adesso ci pensa il dottore La Rosa, perché fa il presentatore, quindi che lo deve presentare. Io faccio il presentatore, il narratore, il conduttore televisivo, peraltro lui è un mio amico, un medico straordinario, medico poeta anche tra l'altro, e quindi noi veniamo qui per presentare questo pensiero a colori, il mio pensiero a colori del dottor Placido Amaddio. Buongiorno. Buongiorno Placido. È arrivato dirigente Placido. Medico del reparto di oncologia medica del Garibaldi, ma quindi diciamo che parleremo anche di medicina, di prevenzione, perché quando si parla di oncologia, caro Placido, bisogna stare sempre molto attenti, bisogna fare molta prevenzione e insomma bisogna, ecco, prevenire prima ancora poi di curare. È una cosa banale, ma è così. Reparto, no? Pesante, no? Pesantissimo. Quindi uno di specie, poi la poesia è uno sfogo. Forse a questo è uno sfogo, esatto. A questo punto è uno sfogo, no? E quindi raccontaci. Però, da. Intanto Kumalava a dire che io oggi ero qui. No, a noi fa piacerissimo, no, perché bello, presentiamo, no? Una cosa bella che è il tuo libro, soprattutto perché parla di appunto di poesia. Non solo, e poi il ricavato di questo libro, esatto, che io ho avuto il piacere, esatto, di presentare. Bravo. Per ben due volte, anche insieme a Carlo Canebba, insieme ad Enrico Guarneri e insieme a Fabio Costanzo, va in beneficenza a chi, Placido? Alla Rinascendo, che è un'associazione praticamente. Aspetta, che... Buono, alla Rinascendo. Non alla Rinascente, che è una non cosa. No, aspetta, non participio presente, gerundio, alla Rinascendo. Rinascendo. Va bene? Rinascendo, che è un'associazione. Un'associazione che è presente negli ospedali, sì, dove, esatto, fa volontariato, sì, ma soprattutto noi abbiamo una casa in via Orfanelli, si chiama Casa del Sollievo, ecco, dove bello. Facciamo visite gratuite per gli indigenti e ci occupiamo anche di vittime di violenza, quindi abbiamo un pool di avvocati e psicologi che supportano appunto Perfetto. Questa associazione. Quindi insomma chi comprerà questo libro aiuta la Rinascendo a, esatto, bene. Diciamo, ma ad se auto... lo vogliono comprare, dove vanno, ovviamente, a comprarlo? O su Amazon, è il modo più facile, poi... o nelle varie librerie. E quindi insomma andate in libreria tranquillamente e chiedete proprio del libro del dottor Placido Amaddio, oppure dite il titolo. Senti, sono poesie, ce la facciamo sono leggere poesie, qualcuna, una Salvo? Se tu mi dici quale, io la leggo. Guarda, ho aperto casualmente, veramente, visto che sono i giorni di Sant'Agata, insomma, noi andiamo in onda dal catanese, cioè dalla zona di Catania, anche se serviamo tutta la nostra meravigliosa Sicilia, ce n'è una che lui ha dedicato alla sua città, in questo caso anche alla nostra, che è Catania. Allora aspetta, vai, che ti metto una musichetta carina, ti metto questa. Vai, guarda, vai. Aspetta, questa la leviamo. Vai. Ah, che bello. Catania. Ancora in fasce mi hai accolto fra le tue braccia. Ed ora che sono adulto, un sentimento di tristezza turba il mio cuore quando penso al tuo degrado. Parlare di te, della tua ineffabile bellezza, riporta alla mente della gente una piaga sociale che sin dai tempi lontani si cerca di colmare. Tu, o madre, che ancora oggi cerchi di rifarti il trucco per mostrarti più bella che mai, hai saputo dare la forza ai figli tuoi per continuare a combattere contro quel male che in cuor tuo non hai mai accettato. Madre di poeti, musicisti e buffoni che ovunque si sono trovati, questi figli tuoi non hanno mai dimenticato il grembo che li ha allevati. Città che solo noi, poveri figli, possiamo salvare per ritornare con lei a giocare e a sorridere come un tempo, mentre tu, che da lontano la guardi, non sai chi è Catania. Anche piuttosto, è bella, piuttosto forte. Bella. Va bene. Ma anche cruda. No, anche, considera che questa poesia è stata scritta all'età di 14 anni, quindi mi ero appena trasferito a Catania. Quindi perché tu da dove arrivavi? Io ho vissuto per 12 anni a Raddusa. Ah, Raddusa, wow. Paesino, l'ultimo paese della del provincia pane di buono. Del Raddusa, grano, paese del grano, del pane buono. Quindi. E quindi nasce questa poesia, ma oggi leggendola, risentendola. Certo. Uno dice, ma dove ne viene a 14 anni? Le nostre città siciliane. Certo, senti, purtroppo. Ce n'è una brevissima sulla mamma, così la dedichiamo sulla a tutte mamma, le mamme. Dai, aspetta che c'è sempre la musica. Vai, metto, mi piace. Ce la metto? Sì. Mamma, dammi la mano. Mamma, dammi un bacio. Mamma, dammi un abbraccio. Mamma, ascoltami. Mamma, scusami. Mamma, manchi. Mamma, sei il mio tutto. Da te sono nato. Da te ho imparato a camminare, amare, lottare, vivere.
Tu sei e sarai sempre e per sempre la mia mamma. Ci sei sempre e comunque, in ogni istante, bello o brutto che sia, e sei sempre lì a tenermi la mano. Beh, bravo. Bravo. Ai, 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 chissà dedicata quanti, a tutte le mamme, purtroppo a quelle che, saranno, a quelle che ancora sono accanto a noi, già, a quelle che purtroppo non ci sono più. Senti, e ma allora, ti capita di avere ispirazione mentre sei in reparto, sì, mentre stai curando qualcuno, mentre un'ispirazione, un'idea? No, quello è soprattutto ispirato ai miei pazienti, no? Cioè, molto spesso capita. E vedi anche storie di vita, no? Certo, ti capita ovviamente essere testimone a volte di tragedie, purtroppo. Quando esci poi dall'ospedale ti rifugi dietro. Come no, chiaro. Scritto una poesia e tutto, quindi poi i pazienti ti danno tanto, cioè non è il paziente in sé, quando tu vivi una situazione del genere, quindi non è solo il problema del paziente, ma è tutto ciò che ruota attorno al paziente e quindi tutta la loro tutto famiglia, quello che è la vita, che non viene mai supportata, no, la famiglia, è quasi mai, quindi, quasi mai, e questo devo dire che mi aiuta poi a tirarmi fuori da questo, e poi il paziente mi dà veramente tanto. Vabbè, si chiama Il mio pensiero a colori, lo trovate in tutte le librerie, bello, lo potete comprare anche su Amazon, quindi anche quelli che vivono fuori, che ci ascoltano da tutto il mondo, possono cercarlo. Il mio pensiero a colori, Placido Amadio, con e sappiate che fate anche un'opera buona. Grazie Placido, allora, bocca al lupo e a presto. Volevo chiedere una cosa soltanto, avevo un medico, tu avvisa, prevenzione per quando riguarda la mammella, farsi la mammografia, per riguarda la prostata, farsi il PSA, e poi per quando riguarda il colon, farsi una bella colonscopia. Sono tutte quelle cose che al momento, insomma, purtroppo vanno alla grande, attenzione tra virgolette, nel senso che fanno numeri purtroppo drammatici, il tumore al colon, il tumore alla mammella, quindi la prevenzione, che lo diciamo sempre, è fondamentale, perché se si prendono in tempo alcune cose ci si può salvare la vita. Alimentazione fondamentale, anche no? Alimentazione fondamentale, io e Giuseppe un po' dovete perdere qualche chilo, però l'alimentazione è anche quella una cosa fondamentale. Va bene, grazie a Placido Amadio, dirigente medico di oncologia medica del reparto diretto e scrittore Bordonaro, scrittore e poeta. Facciamo un brano musicale e poi ci sono una marea di messaggi.